Seconda partita consecutiva al Cannassa di Termoli e una sfida davvero terribile, quella che doveva esserci tra Termoli e Civitanovese, del temutissimo ex Vittorio Esposito. Ma prima di parlare di quel poco di calcio che abbiamo visto in 90 minuti, è doveroso parlare del clima che si respirava al Cannassa prima, durante e dopo gli stessi 90 minuti. Gli ultras che hanno mantenuto la promessa di disertare la curva guida da qui in avanti se non verrà restituito il Termoli alla città di Termoli, come recitavano gli striscioni dentro e fuori dello stadio. Poi gli ultras che sbandieravano i loro vessilli fuori dello stadio, ma al termine altro episodio della partita che bisognerebbe comunque vedere di farsi mettere d'accordo un po' tutti in società, se il silenzio stampa doveva proseguire o essere abolito, perché venire interrotti mentre si stavano facendo le interviste in sala stampa, quando tutti i giornalisti erano presenti, erano stati assicurati che invece il silenzio era stato interrotto, non è stata una brillante idea. Ah, dimenticavamo, ma c'è stata anche la partita però, una gara che nel primo tempo è stata di una noia e di una bruttezza davvero mortali, due soli tiri in porta sventati, uno al sesto sul tiro di Barone dal portiere marchigiano con un gran volo plastico e un altro al sedicesimo con Valentin della Civitanovese che da fuori aria lascia partire un fendente che il portiere Palombo riesce a deviare in angolo con non poche difficoltà. Ma prima c'è da registrare al quinto un infortunio a Cannavaro che proprio oggi rientrava da un malanno ed è subito costretto ad uscire e sostituito da Tribelli. I primi 45 minuti sono tutti qui, si va al riposo con uno scontato 0-0 su tutto il fronte. Ripresa, parte di slancio la Civitanovese con Padovani che si trova solo davanti a Palombo dopo un errore di Esposito, il difensore giallorosso, e quest'ultimo centravanti della Civitanovese, Padovani, infila inesorabilmente il portiere termolese per lo 0-1 Civitanovese. Al quinto Tracchia, mentre è in corsa veloce verso la porta avversaria, si blocca di colpo e si mantiene in retrocoscia, guaio muscolare anche per lui, costretto ad uscire e sostituito da Allegretti. Ma all'assurdo non c'è mai fine. Al 9 Tribelli, che aveva sostituito Cannavaro all'inizio partita, a sua volta è costretto ad alzare bandiera bianca ed uscire dal campo. Sembra un'epidemia davvero che sta falcidiando da tempo ormai molti giocatori della squadra termolese. Non si contano più i guai muscolari per i ragazzi di Carnevale. Da cosa dipende? Questa è la domanda che tutti quanti ci ponevamo oggi pomeriggio allo stadio. Al 13esimo, tornando alla partita, ci prova ancora la Civitanovese ringallozzita dal gol, ma il tiro del giocatore rossoblu si perde tra le braccia di Palombo. Al 17esimo, Puntoriere si smarca in aria, avversaria arriva al tiro in una buona posizione, ma la palla finisce sull'esterno della rete. Al 24esimo, Barone ci prova, ma il suo tiro è parato senza molte difficoltà da Petrucci. Finalmente, al 33esimo, il Termoli riagguanta la partita. Dopo un'azione abbastanza confusa, arriva la palla a Colarelli che, appena fuori aria, lascia partire un bolide che perfora la difesa rossoblu e si infila nell'angolo alla destra del portiere ospite che nulla avrebbe potuto fare. L'arbitro, il signor Luigi Scicolone di San Donà di Piave, da 5 minuti di recupero e al 48esimo Puntoriere ha una palla buona in area, ma incredibilmente manca l'impatto e la Civitanovese si salva. Finisce 1-1, risultato giusto ma che non serve molto a nessuna delle due squadre per la classifica, e domenica si va a fermo, altro scontro salvezza, ma Carnevale deve fare i conti soprattutto con la falcidia di tanti ma davvero troppi infortuni. Ma a fermo la vittoria deve essere d'obbligo se si vuole tirar fuori dalla mischia, altrimenti i guai aumenterebbero.